Beh, il rischio è quello di un effetto contagio, no? Perché tutti sono stati colpiti dalla crisi economica e tutti adesso si propongono di tutelare i propri mercati, proteggere, la classe media. Il problema è come conciliare queste esigenze che sono sacrosante con il mantenimento del commercio Tutti gli internazionale europei, libero. Beh, voglio dire, noi abbiamo anche in casa nostra una discussione sull'accordo commerciale tra Unione Europea e Canada, che risente di questa dinamica. E però noi ci dobbiamo decidere, o pensiamo che adesso si dice commercio libero e commercio giusto, no? Free and fair trade. Che questo equilibrio debba stare insieme, oppure se ognuno si limita a proteggere il proprio giardino, alla fine avremo un mondo molto spezzettato e il mondo molto spezzettato non è un mondo in cui c'è una crescita di 3-4 punti media a livello globale, non sta in piedi.